Salvatore Occhipinti, in questa emergenza coronavirus stanno pagando un prezzo altissimo gli infermieri, assieme naturalmente ai medici e al personale sanitario in generale. Voi come Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche avete in questi giorni annunciato una bella iniziativa che interviene anche in favore delle famiglie. Ce ne parli? Allora sì, la federazione ha istituito un fondo di solidarietà. Il fondo si intitola Hashtag Noi con gli infermieri. E il fondo è stato istituito proprio per dare sostegno sia agli infermieri che lavorano e lottano continuamente contro questo virus giornalmente, e sia alle famiglie degli infermieri che purtroppo sono deceduti a causa delle infezioni da virus, da Covid-19. E il fondo è un fondo che si sta rinvinguando piano piano, abbiamo diverse aree, c'è l'area delle cure mediche, riabilitative e psicologiche che attualmente il suo contenuto in euro è di 156.807, siamo comunque all'inizio perché il 16% solo dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, quindi 1 milione di euro per ogni fondo. Infermieri in quarantena il secondo, quindi lontani da casa e costretti ad abbandonare i propri casi. Si tratta degli infermieri che vengono comunque contagiati dal virus e che sono costretti a stare lontano da casa affrontando delle spese per evitare di contagiare anche i propri cari. E quindi lì si è previsto anche un contributo il cui fondo attualmente è 155.377, siamo anche qui al 16%. Poi noi con le famiglie di chi ha perso la vita, 172.715, siamo al 17%, questo è il fondo secondo me assieme comunque agli altri più importante perché è quello che dà un contributo alle famiglie degli infermieri deceduti a causa del Covid-19. Senta, quando si parla di infermieri deceduti, chiaramente ormai da alcuni giorni a Sciacca la mente va subito a Lidia Liotta, che ha perso la vita, come sappiamo, in una RSA del Nord. Volevo che lei dicesse qualcosa, un suo pensiero sulla vicenda di Lidia Liotta e come anche questa vostra iniziativa può intervenire in questi casi. Sì, stavo appunto introducendo il lutto che ha colpito il nostro ordine, tant'è che noi in consiglio direttivo che abbiamo fatto in videoconferenza il giorno sabato scorso, quindi 2 giorni fa, ne abbiamo parlato e abbiamo anche deciso di organizzare un'iniziativa. Adesso dobbiamo vedere quale, se intitolare una stanza del nostro ordine oppure fare un corso mirato parlando di infezioni da virus proprio fatto nel nome della nostra collega che è deceduta. E comunque il fondo di solidarietà che ha istituito la Finoppi darà ai familiari, dietro una semplice domanda, darà ai familiari un contributo che attualmente è di 15.000 euro che il Comitato Centrale, da quello che mi dicono, sta cercando di portare a 20.000 euro e in più ci sono anche da aggiungere 5.000 euro per ogni figlio all'interno del proprio nucleo familiare. Per quanto riguarda invece il contributo per cure mediche riabilitative e psicologiche oppure per gli infermieri in quarantena, lì è previsto un contributo di 75 euro al giorno per un massimo di 30 giorni. Quindi, come possiamo notare, è un qualcosa che mancava comunque nel panorama sanitario attuale. È un qualcosa di innovativo perché comunque si è visto che gli infermieri, lottando contro il virus che è del tutto nuovo,
hanno bisogno anche di un sostegno psicologico, perché comunque la realtà e la quotidianità porta ad assistere situazioni difficili. Senta, un'ultima domanda. Negli ultimi 3-4 giorni in particolare, da quando la curva dei contagi evidenzia una situazione nettamente diversa tra le regioni del sud Italia e alcune regioni del nord, tra quelle del sud chiaramente meno colpita anche la Sicilia, si è aperto un dibattito sulla necessità, che in particolare per salvaguardare l'economia viene da molti sollecitata, di allentare le maglie e quindi di favorire una ripresa soprattutto di alcuni settori. Ecco, lei che è un operatore sanitario, come vive questo dibattito? Cioè, a suo parere ci sarebbero le condizioni per allentare maggiormente in alcune zone, e la Sicilia è certamente tra queste, rispetto ad altre nelle quali, e in particolare la Lombardia, la situazione è ancora critica? Queste scelte sicuramente saranno valutate attentamente dal governo in carica e dai governatori della regione. È chiaro che ad oggi nella nostra regione i contagi sono talmente pochi, i ricoveri sono talmente pochi, così come la curva che sta calando anche al nord, ma comunque da far pensare che ci possa essere una fase 2. La cosa che comunque volevo sottolineare è che anche se dovessimo andare nella fase 2, di non abbassare la guardia, perché comunque il virus abbiamo visto che è imprevedibile e che può comunque tornare con una sua virulenza magari in un secondo tempo. In questo momento ci possiamo ritenere sicuramente molto fortunati e di questo possiamo solo ringraziare il Padre Eterno.